Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. Iniziamo questa nostra edizione dalla cronaca. Questa mattina i militari della compagnia di Sala Consilina, agli ordini del capitano Emanuele Corda, hanno arrestato un uomo di Sant'Angelo a Fasanella per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione. Alle prime luci dall'alba, infatti, i carabinieri della stazione di Sant'Angelo a Fasanella hanno trovato in un terreno agricolo di proprietà dell'uomo un fucile calibro 12 con matricola brasa, insieme a 5 cartucce. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. E restiamo sempre sulla pagina di cronaca. Per contrastare il caporalato nella Piana del Sele, fenomeno che si realizza attraverso lo sfruttamento e spesso la riduzione in schiavitù di lavoratrici e lavoratori agricoli, soprattutto migranti, il Commissariato di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato di Battipaglia, insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri e al servizio ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno, sta svolgendo da alcuni giorni potenziali e strutturati servizi di controllo. Nell'ambito di tale intensificata attività sono state identificate 22 persone, tra le quali 5 gravate da precedenti penali e 13 stranieri, 12 comunitari e un extracomunitario. Sono stati controllati inoltre 4 furgoni, 14 persone, poi sono state sottoposte a rilievi fotodattiloscopici e una è stata segnalata all'autorità giudiziaria. In particolare un uomo di 59 anni di Rocca d'Aspide è stato denunciato perché ritenuto responsabile del reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro. E sempre per la cronaca, un brutto incidente si è verificato nella giornata di ieri in un caseificio di Capaccio. Un 31enne marocchino impiegato nel caseificio si è versato accidentalmente dell'acqua bollente addosso ed è rimasto ustionato mentre procedeva alla lavorazione della mozzarella. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Battipaglia da un'ambulanza rianimativa del 118 con ustioni di secondo grado, giudicate guaribili poi in 30 giorni. Pare che l'operato Che l'operaio si trovasse accanto ad un contenitore d'acqua bollente e siero, e quando quest'ultimo si è versato, il caldo liquido è finito su parte del corpo del marocchino. Si sta cercando ora però di chiarire la dinamica dell'incidente per capire infine se si è trattato di un incidente o di una mancanza di sicurezza da parte dell'azienda. Il comando stazione forestale di Sanza ha invece scoperto nel comune di Sanza un taglio abusivo di piante verdi, ma sentiamo il servizio. Nell'ambito di servizi di vigilanza ambientale e controllo del territorio finalizzati a preservare e difendere il patrimonio boschivo, il personale del Comando Stazione Forestale di Sanza ha scoperto, proprio nel comune di Sanza, alla località Bosco Ciorciari, un taglio abusivo di piante verdi di alto fusto di cerro per un peso complessivo di circa 115 quintali. Il comandante della Stazione Forestale di Sanza, libero dal servizio, ha notato un trattore che trasportava materiale legnoso per poi depositarlo a ridosso di un muro di contenimento, impedendone così la visibilità delle principali vie di comunicazione. Al controllo l'autista ha riferito che il materiale legnoso proveniva da un taglio di un bosco di alto fusto eseguito nel comune di Rofrano. Le indagini condotte effettuando specifici rilievi sul materiale legnoso e le contestuali verifiche in campo hanno consentito di accertare che il materiale depositato proveniva da un bosco comunale di alto fusto di cerro. Accertato l'abuso, le giuppe verdi hanno denunciato a piede libero la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania l'autore del taglio e hanno posto sotto sequestro l'area boscata di circa 1500 metri quadri ed il materiale legnoso tagliato illegalmente. E prosegue l'attività di prevenzione e repressione dei furti di legna disposta dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno nel territorio del Comando Stazione Forestale di Padula. Nel corso di controlli sono stati sorpresi nei giorni scorsi, mentre erano intenti al taglio abusivo di piante di cerro, eseguito in un bosco di proprietà del comune di Padula, in località Boccaglie di Mandrano, un uomo di 46 anni, uno di 40 anni e un altro di 21 anni, tutti di Padula.
I tre stavano praticando il taglio della legna per poi caricarla su un mezzo fuoristrada e asportarla dall'area demaniale boscata. La pattuglia di forestali appostata nella zona già oggetto di furti ha impedito la prosecuzione del reato, proceduto poi a identificare i responsabili e a sottoporre a sequestro penale il mezzo fuoristrada, un motosega, una roncola e la legna. Gli autori del misfatto sono stati poi denunciati per furto alla Procura della Repubblica di Lago Negro, al cui vaglio rimane il sequestro ed eventuali e ulteriori provvedimenti. E cambiamo questa volta argomento. Costruire nel parco può farlo anche chi non è un imprenditore agricolo. La sentenza del Consiglio di Stato e la vicenda di un cittadino di Pollica crea però il precedente. Ma sentiamo Pierluigi Pacello. Costruire una casa rurale nel Parco Nazionale del Cilento, Valodidiano e Alburni ora si può senza essere nemmeno coltivatore diretto, imprenditore agricolo a titolo principale, come impone il regolamento. Il via arriva dal Consiglio di Stato che ha riconosciuto il diritto del proprietario di un'area agricola, 12.500 metri quadri, ubicata nel comune di Pollica, coltivata ad uliveto, ricadente nella zona C del parco, di ottenere il permesso a costruire un fabbricato rurale. Con una sentenza del tutto innovativa, i giudici romani di Palazzo Spada hanno ribaltato il verdetto del TAR di Salerno ed annullato il diniego del rilascio del permesso di costruire impugnato dall'interessato, che pur aveva ottenuto nel corso dell'iter burocratico il parere favorevole della sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Il Consiglio di Stato infatti ha ritenuto irragionevole e illegittima una norma tecnica annessa al piano del parco, interpretata nel senso di escludere dall'edificazione chiunque sia privo dello status di imprenditore agricolo professionale. Nell'accogliere il ricorso di appello redatto dall'avvocato Lorenzo Lentini, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa ha precisato che il possesso della qualità soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale è richiesto per le sole ipotesi di accorpamento di fondi non contigui. In conclusione, il Consiglio di Stato ha chiarito che il permesso di costruire non potesse essere negato all'appellante solo perché non coltivatore diretto. Questa volta invece passiamo alla politica. Nella seduta pomeridiana di ieri, il Consiglio regionale della Campania, presieduto dal vicepresidente Tommaso Casillo, ha provveduto e approvato alla delibera di giunta proposta dal vicepresidente della giunta e delegato all'urbanistica e all'ambiente, Fulvio Bonavitacola, che prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento di attuazione per il governo del territorio, prorogando così da 36 a 48 mesi il termine di scadenza dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione. In sostanza, i comuni avranno un altro anno a disposizione per la predisposizione dei piani urbanistici comunali, i cosiddetti PUC, tenuto conto del fatto che la maggioranza di essi ha avviato le procedure per la formazione del PUC stesso, ma non è riuscita però a rispettare la tempistica fissata nei 36 mesi canonici. E mentre si è tenuta una concitata seduta del Consiglio Comunale ieri sera ad Atena Lucana, che si è conclusa con le dimissioni del consigliere di maggioranza Francesco Bellomo. Ma sentiamo il servizio. Concitata seduta di Consiglio Comunale ieri sera ad Atena Lucana, che si è conclusa con le dimissioni del consigliere di maggioranza Francesco Bellomo. Il Consiglio Comunale, convocato ad hoc sull'argomento per l'avvio del procedimento di decadenza del consigliere a causa delle vicissitudini legali di quest'ultimo, è stato quindi anticipato e sostituito dalle dimissioni arrivate insieme ad una lettera letta in aula dal sindaco Pasquale Iuzzolino, in cui si ringrazia l'esecutivo. Lo scorso luglio il consigliere di maggioranza fu raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine per non aver versato i contributi ai dipendenti di una società in Friuli. Ringrazio Franco per il suo lavoro, ha dichiarato il sindaco Iuzzolino. Con il consorzio di bonifica in particolare ha fatto un lavoro che non veniva svolto da anni. Nei prossimi 10 giorni verrà convocato il Consiglio Comunale per ufficializzare il nome di chi sostituirà il consigliere. Il sindaco Iuzzolino durante la seduta ha comunicato un rimpasto della giunta comunale. Dopo le dimissioni dell'assessore Gaetano Caporale entra in giunta Michelina Siciliano con delega alla cultura e alla scuola. Rimarrà vice sindaco Sergio Annunziata.
Su convocazione e richiesta del sindaco di Vibonati, Massimo Marcheggianni, al comune capofila di Sapri, ieri sera si è tenuta la seduta del coordinamento istituzionale del piano di zona S9 in merito alla chiusura dell'istituto Juventus di Vibonati. Marcheggianni, nell'esprimere la sua soddisfazione per la massiccia partecipazione dei sindaci e della società civile, per i contenuti emersi e le modalità di svolgimento dell'incontro, ha ricostruito la vicenda documentandone tutto il percorso. Fermo restando che i comuni e il piano di zona non hanno ricevuto alcuna comunicazione formale riguardo le intenzioni della proprietà, ha poi riferito Marcheggiani, va ribadito che è stato fatto tutto ciò che era di nostra competenza. Non possiamo permettere che questo territorio venga ulteriormente privato di questo ulteriore servizio. Mentre oggi l'amministrazione si è recata presso gli uffici dell'Istituto Juventus per capire le vere intenzioni della proprietà. Venerdì 2 ottobre alle 10 Marcheggiani e il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico, saranno a Salerno per discutere la questione con il commissario straordinario dell'ASL. Per il quinto anno consecutivo il volontariato di protezione civile, invece, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano in una campagna di comunicazione nazionale. Ma sentiamo di cosa si tratta. Per il quinto anno consecutivo il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme in una campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro paese. Il weekend del 17 e 18 ottobre più di 4.000 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi Io non rischio in circa 430 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. L'edizione 2015 coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali di 25 organizzazioni nazionali di volontariato, di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazioni locali. L'elenco dei comuni interessati della campagna il prossimo 17 e 18 ottobre è online sul sito ufficiale della campagna www.ionorischio.it, dove è inoltre possibile consultare i materiali informativi dedicati ai cittadini. Il consigliere di minoranza Antonio Fortunati interviene sulla questione mensa scolastica. Il sindaco ha imparato a abolì a suo tempo il servizio mensa interno con i relativi cuochi, dice. I motivi non sono stati spiegati e non abbiamo mai saputo dove si trovino le suppellettili della cucina. Ritengo che la comunità abbia così diritto di sapere. Di certo è stato eliminato un ottimo servizio per i nostri bambini, continua Fortunati, con il risultato oggi di gettare nello sconcerto l'intera comunità scolastica. Non si può tenere fuori della commissione di vigilanza, quindi di controllo, la minoranza consigliare continua, se si vuole essere credibili, ma purtroppo questo è il modo di concepire l'azione amministrativa di una comunità, termina Fortunati, esercitandone il potere fine a se stesso. Certo siamo garantisti, però fino al terzo grado di giudizio. E invece adesso passiamo e parliamo di Vallo della Lucania, dove nella piazza delle contestazioni approda la statua della Fratellanza. Ma sentiamo il servizio. È stata installata in piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania la statua di 2,80 m realizzata in marmo di Carrara dall'artista padovana Paola Epifania. L'opera, costata 125.000 euro, rientra nell'ambito del contestatissimo progetto di riqualificazione della piazza, un intervento di 5 milioni di euro che si sta avviando lentamente a conclusione. Una spesa che secondo molti poteva essere evitata ritenendo la vecchia piazza bella e perfetta. In particolare i vallesi sostengono che la nuova pavimentazione sia più fragile della precedente. Dopo l'installazione la statua è stata coperta da un panno in attesa della cerimonia inaugurale fissata per sabato prossimo 3 ottobre. L'opera raffigura due corpi che si abbracciano e vuole rappresentare la fratellanza e il senso di comunità di un popolo. Il bel messaggio è giunto nel centro del paese per una pura coincidenza alla vigilia dell'atteso incontro tra i commercianti e l'amministrazione comunale. Un faccia a faccia che dovrà servire a trovare un punto d'incontro sulla scottante questione relativa alla chiusura al traffico della principale piazza della città. Da quando è stato aperto il cantiere, quasi un anno, la circolazione viaria è vietata e i titolari dei negozi situati in quella zona, dopo un anno di contestazioni, non sono riusciti ad ottenere la riapertura, ritenuta fondamentale per la ripresa del commercio locale. E
invece adesso torniamo a occuparci del premio Christian Campanelli Sicurezza Stradale, quest'anno giunto alla sua quarta edizione. Ma sentiamo Raffaele Accetta, presidente della Comunità Montana, ai nostri microfoni. Ascoltiamolo. L'associazione Lifeonus Campanelli, ecco, con questo premio non fa altro che evidenziare, insomma, questi aspetti. Di anno in anno noi abbiamo avuto l'opportunità di verificare, insomma, ecco, anche attraverso il premio, che cosa succede, se vogliamo, sulle strade, che cosa succede per la sicurezza stradale. E quindi è l'occasione, appunto, insomma, non solo di ricordare, ma riflettere soprattutto per il futuro e far sì che queste tragedie non accadano, insomma, e che un po' tutti quanti, ognuno per le proprie competenze, si attivi perché questo non succede, insomma. E devo dire la verità, insomma, l'associazione Campanelli sta dando un grande contributo, soprattutto di stimolo, se vogliamo, anche per gli enti. E io, in qualità di presidente della Comunità Montana, ho raccolto, insomma, anche questo invito negli anni, e cerco di, perché no, insomma, adoperarmi in tal senso per quello che posso fare, per quello che possiamo fare come territorio, ma soprattutto per quello che possiamo fare come sindaci del territorio, dove ognuno di noi, ecco, deve fare la propria parte, la deve fare bene per evitare che ci siano pericoli sulle strade, anche se sappiamo che non sempre, insomma, gli incidenti si verificano per diciamo, i manti stradali non idonei, ma anche questo incide, e quindi noi dobbiamo a maggior ragione utilizzare, perché no, anche questo momento che ci offre il premio Campanelli per riflettere e rivedere, se vogliamo, un po' le nostre iniziative e fare in modo che possiamo migliorare di più la nostra azione. E invece adesso sentiamo che tempo farà domani in linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Cielo poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord con intensità di 17 km orari. E anche per questa sera è tutto, vi ricordo i nostri contatti, che sono 0975 20 68 28, la nostra email info@cosmostv.it, la nostra programmazione su streaming su www.cosmostv.it. A voi tutti grazie per averci seguito anche stasera, a domani con una nuova edizione del telegiornale. Buonasera!